L'autismo è un disturbo che interessa le funzioni cerebrali. Le persone affette da queste patologie hanno difficoltà a comunicare e ad integrarsi. L'autismo colpisce fra le 5 e le 50 persone su 10.000. È una patologia dalla quale non si guarisce. Per questa ragione c'è bisogno di strutture a sostegno delle famiglie e dei malati. Un nuovo centro socio-educativo è stato inaugurato proprio in questi giorni a Bergamo. Fa parte di un progetto più ampio, partito oltre 10 anni fa grazie all'associazione Imballo. Il nostro progetto ha proprio come obiettivo il massimo dell'autonomia e del soggetto attraverso un'organizzazione che gli permetta la comprensione della realtà e del mondo che lo circonda, quindi di entrare in relazione, di comunicare, di avere la possibilità di sviluppare anche delle potenzialità e un suo senso di vita in una realizzazione anche lavorativa, occupazionale e in una possibilità di relazione col mondo che lo circonda, adulto, coetaneo e sociale. A Bergamo città e a Bergamo provincia ci sono numerose realtà che lavorano in questa direzione. Abbiamo capito subito che le energie dovevano essere molte, quindi abbiamo dovuto anche vedere di far sì che altri centri si sviluppassero e crescessero, per cui il nostro centro ha poi dato possibilità, attraverso il contributo naturalmente della provincia e l'aiuto delle istituzioni, che nascessero altri centri. È nato un centro a Seriate, è nato un centro a Ponte San Pietro, un centro a Romano, proprio per portare avanti una progettualità simile alla nostra. Un'inaugurazione molto importante questa per la città di Bergamo. Un'inaugurazione importante anche perché è la continuità di un progetto che da tempo opera. Noi riteniamo che i servizi sociali siano un tema di grande rilievo, specie in questi momenti non sempre felici dell'economia della nostra città.